Continuiamo così. Adesso fai attenzione ai possibili rischi. Tra poco la pista si asciugherà, sta smettendo di piovere. La vettura davanti è 1,8 secondi.
davanti c'è una McLaren. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Ok. Sebastian è appena entrato nella corsia dei box. Sosta per Sebastian. Fuori, sarai subito in gara all'uscita dai box. Pronti, vai! Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Distacco dall'auto davanti, 5,8 secondi. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. L'attacco dal tuo compagno dietro di te è 10,6 secondi. Sebastian è rientrato ai box. Il carburante è al target più 1, puoi passare a giri del motore superiori. Abbiamo carburante a sufficiente, 1 secondi. Monta gomme morbide e nuove. È in 18ª posizione. L'ultimo giro è stato 1 minuto 32,0.
Sei all'ultimo giro. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Gara finita, fai attenzione alla macchina mentre entri. E quindi l'Alfa Romeo a vincere con una gara fantastica. Dimmi Luca, oggi in cosa si sono dimostrati superiori ai concorrenti? Credo che oggi le condizioni della pista, come il vento e la temperatura dell'asfalto, fossero perfette per l'auto. Se pensiamo che sono vetture che rendono al massimo quando le gomme vanno a temperatura, possiamo intuire che una gara sarà in discesa se ci sono le condizioni adatte. E oggi è andata esattamente così, con l'auto che sembrava perfettamente a proprio agio. Ed eccoli che arrivano, diretti verso il podio dopo un entusiasmante Gran Premio. Il fatto che questi team possano essere così competitivi è indicativo del grande momento che sta attraversando questo sport. Splendida vittoria del team Alfa Romeo! E ora vediamo come questi risultati. Con lo straordinario risultato di oggi, Charles Leclerc passa al comando della classifica. Luca Filippi, dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? È Lando Norris, nessun altro meglio di lui. Preciso, sicuro di sé, calmo. Non ho dubbi che lui e la sua scuderia festeggeranno a lungo questa prestazione. Ora vediamo la classifica costruttore. L'Alfa Romeo scalza i rivali e passa in testa alla classifica. Oggi la scuderia Mercedes ha dato una prova di forza e ha risalito la classifica. Dopo una gara del genere, il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Restate con noi perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo.